Siamo proprio, insomma, nel cuore di Civitella, a pochi metri da questa bellissima rocca abbiamo appunto la Sala della Memoria, quindi un paese che ha tantissima storia, cultura, ma anche, diciamo, tracciato da quell'eccidio del 29 giugno 44. Quindi recuperare la rocca vuol dire anche ricordare, far memoria e però dare anche una prospettiva futura a questo paese. Una terrazza panoramica che porta lo sguardo dalla Valdichiana alla Val d'Ambra, questa la veduta che si gode dalla terrazza della Rocca di Civitella appena restaurata. E come possiamo vedere è un palazzo del Vescovo, infatti possiamo vedere le porte, ad esempio la porta rialzata, dove probabilmente esisteva un ponte levatoio, comunque un ponte in materiale deperibile, e diciamo la zona abitativa del castello risultava la parte in alto, mentre nella parte bassa era, diciamo, un fondo cieco, probabilmente come stoccaggio dei generi di sopravvivenza del palazzo stesso. La rocca, che risale al Medioevo e durante la Seconda Guerra Mondiale venne bombardata e distrutta, è oggi il simbolo di questo paese. Civitella ha pagato un prezzo altissimo. Durante le stragi nazifasciste sono state uccise 244 persone. Lo scavo ha iniziato proprio togliendo tutti i detriti dei crolli della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo fatto una stima di almeno 9 ordigni bellici, che quindi hanno distrutto completamente i due prospetti del palazzo. Oltre a strutture murarie per le quali al momento non è possibile determinare una datazione certa, perché lo scavo comunque è interrotto ma deve essere ripreso a brevissimo e i reperti sono chiaramente ancora in studio, è stata rinvenuta una struttura triangolare probabilmente riferibile ad una torre che era stata costruita qui prima di quella che noi adesso conosciamo. E sulla base anche di pochissimi indizi, reperti diciamo molto frammentari, però che ci indicano comunque una frequentazione di questo sito sin addirittura dal periodo etrusco. Oltre a questa bellissima terrazza c'è anche un percorso da fare all'interno del paese. Sì, oggi apriamo anche un ulteriore tratto di percorso sotto le mura, un percorso in cui possiamo ammirare le bellezze delle mura medievali di Civitella e possiamo buttare uno sguardo su una valle stupenda che è la Valle della Trove che sfocia sulla Val d'Ambra. E io penso che queste sono due bellezze straordinarie del nostro territorio e perciò invito tutti a venire a vedere e a visitarle il più presto possibile. Il nostro obiettivo è quello di andare a recuperare totalmente questa rocca per crearci un centro museale e un centro culturale, perché è proprio attraverso il recupero di questi bellissimi siti storici che possiamo promuovere e rendere ancora più vivibili questi bellissimi borghi storici.